Oggi arrivano 5 navi da terre molto lontane. Guarda che belle bandiere e guarda che navi strane. La prima è già arrivata vicina vicina, però non c'è nessuno a bordo. Oggi arrivano 5 navi, ma la prima è già soltanto un ricordo. Guarda, guarda. Oggi arrivano 4 navi, guarda che belle crue. Chissà che potremo trovare sulla nave numero 2. 10 bambini magri magri e mezzo tozzo di pane. La nave per ora rimane a largo, però m'è già passata la fame. Oggi arrivano 3 navi cariche di caffè, ma guarda che strane persone a bordo della numero 3. Hanno le mani pulite, pulite, perché non le usano mai. Deve essere gente pericolosa, gente che va in cerca di guai. E guarda che belle bandiere, guarda che belle chitarre, guarda che facce felici dietro a quelle sbarre. Sulla penultima nave, attori e musicisti rubano una scialuppa e chi li ha visti, e poi c'è la nave più piccola, la nave che non può affondare, la nave che arriva per ultima, la più bella in mezzo al mare. Perché sulla nave più piccola, quella che aspetto io, ci sta il tuo cuore di ragazza che ha catturato il mio. Costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire, in prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante. Thank you.
chi l'ha detto che in terza classe, che in terza classe si viaggia male. Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo, e quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare, in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira che piove e nevica, per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America. Marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze per questa crociera straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo. Comunicava tra Vienna e Chicago in poco meno di un secondo. E la ragazza di prima classe, innamorata del proprio cappello, quando la sera lo vide ballare lo trovò subito molto bello. Forse per via di quegli occhi di ghiaccio così difficili da evitare, pensò magari con un po' di coraggio, prima dell'arrivo mi farò baciare. E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.